This talk was originally intended in English, but if we all speak Italian, it doesn't make sense to have it in English. So is there anyone who doesn't speak Italian? Altrimenti parlo in italiano, per quello. Ok, va bene. Grazie. Rubo 3 secondi per presentarmi. Sono Filippo Di Salvo, sono principalmente un ricercatore e un giornalista. Ho il 25 giugno di quest'anno ottenuto il mio dottorato con la tesi che vi sto qui a presentare oggi, che è basata su una mia ricerca qualitativa sull'utilizzo di due software in particolare, di cui poi vi parlerò e che probabilmente conoscete anche meglio di me da un punto di vista tecnico, per la creazione di quelle che io chiamo piattaforme per il whistleblowing nel giornalismo. Sono di base all'Università della Svizzera Italiana di Lugano e collaboro anche con alcune testate giornalistiche, in particolare Erd, Motherboard, Device, Esquire e Il Tascabile, dove scrivo principalmente degli stessi temi. Qui comunque sono in veste più di ricercatore, sono nel campo della scienza della comunicazione e del giornalismo e abbiamo circa mezz'ora di tempo di presentazione per me e 10 minuti per domande. Sono curioso di sapere cosa avete da chiedermi. Ok, dunque... Encrypting Leaks, an International Analysis of Digital Whistleblowing Platforms Adoption in Journalism è anche il titolo della mia tesi di dottorato e perché mi sono interessato a questi temi in particolare? Perché, come certamente sapete, il tema del whistleblowing negli ultimi 8 e più anni è diventato centrale per il giornalismo, è diventato centrale per la politica, è diventato centrale per quella che è la sfera pubblica e Chelsea Manning e Edward Snowden sono senza ombra di dubbio i due casi più eclatanti di come i whistleblower, come loro abbiano contribuito negli ultimi anni a favorire il dibattito attorno a diversi temi di grande attualità. E whistleblowing è un termine che io non traduco in italiano perché tutte le ipotetiche definizioni nella nostra lingua sono un po' spurie o tendono a dare una connotazione un po' negativa. Questa è la definizione più accademica che esista, mi spiace se è un po' tagliata, ma il whistleblowing è il portare in superficie di alcune rivelazioni riguardo atti immorali, illeciti o illegali da parte di qualcuno che lavora all'interno di un'organizzazione con l'intento di attirare l'attenzione attorno a un problema e favorire il cambiamento delle azioni dirette da qualcuno che sta o all'interno o all'esterno dell'organizzazione. E chiaramente questo è molto interessante per in quanto i giornalisti sono tra i più papabili ricevitori di segnalazioni da parte dei whistleblower. Nell'era digitale un'organizzazione che ha svolto nel bene e nel male un ruolo importante nell'innovare la pratica del whistleblowing è stata sicuramente Wikileaks. Non è questo il contesto anche per questioni di tempo per discutere di Wikileaks nel dettaglio, ma la cosa che a me interessa di più è la componente, se volete, più tecnica di Wikileaks, che ha portato un elemento, se volete, di innovazione nella pratica. La famosa Dropbox anonima inventata da Julian Assange e soci agli albori di Wikileaks rappresenta per le potenzialità di attuazione del whistleblowing una innovazione interessante e Wikileaks l'ha utilizzata in diversi modi negli ultimi 10 anni, prima ponendosi come una pura fonte giornalistica dove whistleblower potevano andare consegnare dei file che Wikileaks avrebbe pubblicato sperando che i giornalisti sarebbero intervenuti coprendo quanto loro mettevano a disposizione. Wikileaks di per sé è stata una produttrice di contenuti, il caso più famoso è quello di Collateral Murder, il video dell'elicottero Apache alla periferia di Baghdad dato a Wikileaks da Chelsea Manning, che Wikileaks ha, come è noto, lavorato a fini di renderlo mediaticamente più interessante. Poi Wikileaks ha anche collaborato con i media direttamente insieme al Guardian, al New York Times, si parla del 2010, di nuovo sui file dati da Chelsea Manning. E Wikileaks è una piattaforma per il whistleblowing. E io definisco le piattaforme per il whistleblowing come dei servizi digitali pensati per dare ai whistleblower un modo di contattare e inoltrare materiali a
dei giornalisti. Il modo in cui questo è fatto è tramite la fornitura di un luogo su internet dove la comunicazione può avvenire in modo sicuro grazie ad strumenti di crittografia e dei software dedicati. Questo era chiaramente il principio originario di Wikileaks, ovvero favorire whistleblower come Chelsea Manning nel farsi avanti e donare documenti. Negli ultimi anni, vado un po' veloce, due software in particolare si sono imposti come diciamo, i punti di riferimento, gli standard nel settore. GlobalX, che è sviluppato da diverse persone che sono anche qui in questi giorni, e SecureJob negli Stati Uniti. Non mi soffermo sui dettagli tecnici, ma il principio, grosso modo, è il medesimo, ovvero fornire a utilizzatori che non hanno magari le competenze tecniche per creare il software una, diciamo, una piattaforma pronta ad essere implementata in contesti differenti, tra i quali una redazione giornalistica per creare una piattaforma per il whistleblowing. Perché questa cosa è interessante per chi come me si occupa di scienze della comunicazione e del giornalismo? Perché è uno degli elementi più evidenti di collaborazione tra il mondo hacker e il mondo del giornalismo, dove c'è un'ibridizzazione di competenze e di obiettivi, dove il mondo hacker fornisce degli strumenti che il giornalismo altrimenti non avrebbe, ma degli strumenti che possono avere anche un utilizzo molto interessante per il giornalismo investigativo e quant'altro. Quindi tutto questo si inserisce in un contesto più ampio dove questi due mondi si fanno sempre più vicini da un certo punto di vista e iniziano a collaborare più a stretto contatto. Un altro esempio possibile sarebbe quello del data journalism, ovvero giornalismo fatto sulla base dei dati, dove tecniche di data mining, di hacking o di programmazione pura vengono importate nelle pratiche giornalistiche per fare delle inchieste. La mia analisi si basa su questo nuovo framework teorico che vi introduco brevemente, che è Agents of Media Innovation. Io considero le piattaforme per il whistleblowing una sorta di innovazione nel mondo del giornalismo, e questa teoria fornita da due accademici, Westlund e Lewis, serve ad analizzare il modo in cui le persone e le tecnologie cooperano per la creazione di una sorta di innovazione del giornalismo. Come ho studiato il fenomeno delle piattaforme di whistleblowing? Sostanzialmente intervistandole. Originariamente pensavo di contattarle tramite un questionario online, che però si è dimostrato essere poco efficace per il tipo di risposte che speravo di ottenere, e anche poco sicuro dal punto di vista tecnico, nel senso che registrava molti dati, metadati e quant'altro, e alcune delle persone a cui mi facevo riferimento giustamente dicevano: questa cosa non la compilo, tu lo scuo accademico, e quindi sono passato a un approccio più diretto di interviste fatte o di persona o tramite vari software di tipo Skype o altri, o tramite chat e via dicendo. Ho intervistato 25 persone, ognuna delle quali era dietro una delle piattaforme che mi interessavano, e sostanzialmente sono passato ad avere una tesi basata su 5 case study specifici ad analizzare tutte le piattaforme che mi era possibile contattare. Quali sono le piattaforme che ho contattato? Le vedete qui: quelle sviluppate tramite GlobalX, quelle sviluppate tramite SecureJob, e due a parte che non usano né SecureJob né GlobalX, ma che hanno dei software loro, ovvero quella di Die Zeit in Germania e The Wire, che è una testata indiana che poi tra l'altro ha chiuso il servizio poco dopo che io li avessi intervistati. Comunque interessante tenerlo. Cosa mi interessava scoprire di queste piattaforme? Rispondere a queste tre domande di ricerca, ovvero com'è possibile classificarle. Se vi ricordate, prima avevo evidenziato tre fasi dell'evoluzione di Wikileaks, volevo fare un lavoro simile per capire in che modo sono organizzate queste piattaforme ora. Capire come loro percepiscono Wikileaks, se come un modello, se come qualcosa da superare, se come qualcosa loro ostile, via dicendo, e come si distribuiscono in una ipotetica, diciamo, contrapposizione tra giornalismo e attivismo, e vedere quali sono gli elementi più culturali di queste piattaforme. Per rispondere alla prima domanda, ovvero come classificarlo, ho cercato di realizzare una vera e propria tassonomia, ovvero un raggruppamento per caratteristiche, una cosa che vale forse più le scienze ambientali sulle specie animali e quant'altro, che di recente nell'ambito invece del giornalismo è stato fatto su
sul giornalismo multimediale e ho cercato di raggrupparle in questo senso. E i risultati sono stati abbastanza interessanti, nel senso che rispetto alle tre classificazioni di Wikileaks, le piattaforme sviluppate con questi software invece si dividono in quattro settori, quindi quelle più improntate a pubblicare direttamente, ovvero riceviamo i documenti e li mettiamo online, oppure riceviamo i documenti e lavoriamo noi sulle inchieste indipendentemente, quelli che hanno un approccio più collaborativo, ovvero riceviamo i documenti e andiamo noi a cercare delle redazioni potenzialmente interessate a lavorare sul materiale delle nostre fonti, le piattaforme multi-stakeholder, che vi descrivo poi più nel dettaglio, che sono un'evoluzione delle piattaforme collaborative, e invece le piattaforme interamente, diciamo, controllate da una media company, quindi un grande giornale, una grande TV che ha un suo servizio e che utilizza per sviluppare delle inchieste. Le publishing platforms, ovvero le piattaforme che pubblicano, direi, in particolare sono quelle che vedete qui, c'è Ecuador Trasparente, che è una piattaforma in Ecuador sviluppata tramite Global Leaks, Balkan Leaks invece è in Bulgaria ed è sviluppata tramite SecureJob. Hanno tutte chiaramente delle peculiarità su cui ora non mi dilungo, ma il concetto principale è fare sostanzialmente tutto da soli, ovvero le persone, i giornalisti che lavorano per queste piattaforme ottengono documenti e o li pubblicano liberamente, previa verifica, o lavorano essi stessi sulle inchieste e pubblicano tutto nello stesso luogo. Oddio, che è successo? Mi ha completamente spaginato. Ok, questi sono dei virgolettati che ho ottenuto tramite le interviste che spiegano i concetti. Vedete nel caso di Magyar Leaks, che mi sembra sia più leggibile, loro dicono non c'è public access sui documenti che riceviamo, ovvero noi riceviamo i documenti tramite la piattaforma cifrata e siamo noi poi a decidere cosa pubblicare o no, e we don't have partnership, nel senso che il team Magyar Leaks, che è una piattaforma sviluppata con Global Leaks in Ungheria, lavora interamente sui documenti in modo indipendente. Invece le piattaforme collaborative, qui sono alcuni esempi, ExpoLeaks era un progetto italiano sviluppato da IRPI, i cui giornalisti saranno qui domani tra l'altro a parlare, dedicati all'Expo di Milano. ExpoLeaks tramite Global Leaks riceveva informazioni e leak da parte di whistleblower, ma poi il team di ExpoLeaks collaborava con delle testate giornalistiche dove poi sono stati pubblicati i loro contenuti. Lo stesso fa BayLeaks, quella con il ponte di San Francisco nel logo, è una piattaforma gestita da alcuni attivisti nella Bay Area di San Francisco che attira whistleblower e poi collabora con alcune testate locali per far uscire delle inchieste. Lo stesso fa WildLeaks, che è invece una piattaforma gestita da un'ONG che si occupa di crimini ambientali. Loro ottengono segnalazioni di, non so, traffico di elefanti in particolare e poi decidono di volta in volta se collaborare con i giornalisti e con quali. Anche qui un disastro. Mi dispiace, però ad esempio la citazione di BayLeaks cita in particolare, abbiamo fatto delle partnership originariamente con il San Francisco Bay Guardian e altre testate, e dicono nella parte evidenziata, decidiamo di volta in volta con quale media outlet interfacciarci a seconda di quello che abbiamo da pubblicare. Le multi-stakeholder platform invece sono forse la cosa più interessante, sono tutte sviluppate tramite Global Leaks, che consente di creare un servizio di questo tipo. In questo caso il whistleblower che decide di approcciare, prendiamo ad esempio Publix, che è la piattaforma che ha originato, ha dato origine a questo approccio, va su Publix e può selezionare da una lista di destinatari quali testate giornalistiche possono ricevere i materiali che le mette a disposizione. Questo è interessante perché dà più potere decisionale al whistleblower e meno ai giornalisti, in un certo senso. Quindi se un whistleblower olandese che si occupa di finanza ha dei materiali interessanti in quel settore, può selezionare dalla lista un quotidiano economico o un settimanale economico e mandare lì i documenti. Un whistleblower che invece magari ha evidenze di crimini più ambientali può selezionare magari una testata generalista, una testata specializzata e comunicare direttamente con loro. Anche qui, dalle citazioni
Si vede ad esempio che per Publix, di nuovo, il concetto dietro il lancio del progetto è quello di fornire più un servizio, ovvero queste piattaforme non si riconoscono come entità che pubblicano, il loro interesse non è produrre giornalismo di per sé, ma facilitare il contatto tra le fonti e le testate giornalistiche affinché ci siano più inchieste. Tutte queste piattaforme si interpretano più come, diciamo, infrastrutture e meno come testate giornalistiche in un certo senso, ed è interessante vedere come questo elemento più di facilitazione sia sempre evidente. L'ultimo gruppo invece abbiamo le piattaforme gestite dalle testate giornalistiche, quindi ho evidenziato alcune. In questo caso è un grande giornale che si è dotato di un servizio di cyber security sostanzialmente per comunicare con le loro fonti e sviluppare inchieste. Chiaramente queste sono più facilmente interpretabili, in quanto tutte dicono: noi abbiamo questo servizio, le fonti comunicano con noi e poi noi gestiamo le inchieste. La domanda di ricerca su Wikileaks invece ha portato dei risultati interessanti, nel senso che quasi nessuna delle piattaforme interpreta più Wikileaks come diciamo, la piattaforma che mette in contatto i giornalisti con i whistleblower. Tutti le identificano come sostanzialmente una testata giornalistica che pubblica, quindi molte di loro hanno preso le distanze da Wikileaks dicendo ad esempio: noi siamo animali completamente diversi, noi interessa dare un servizio al pubblico, mentre Wikileaks è interessata solamente a pubblicare qualsiasi cosa riceva. E questo in particolare è stato uno dei punti più criticati. Molte delle piattaforme, soprattutto quelle gestite da testate giornalistiche, dicevano: l'approccio pubblichiamo tutto di Wikileaks per noi non ha senso, noi siamo più per un'attitudine più classicamente giornalistica e quindi abbiamo un intervento differente anche sui materiali. E c'è stata ovviamente anche qualche critica. Calcolate che la mia ricerca è stata fatta prima del 2016, quindi prima di tutto questo grande casino attorno al ruolo di Wikileaks, con gli hackeraggi russi presunti o veri che siano e via dicendo, quindi in un momento più quieto in un certo senso, e già allora comunque c'erano delle critiche attorno al fatto che Wikileaks fosse diventata troppo politica o che ci fosse un'attitudine eccessivamente attivista, eccessivamente avversaria nei confronti della politica, che è chiaramente un po' in conflitto con magari piattaforme che hanno un'etica più strettamente giornalistica. Ed è stato interessante vedere come molte di queste piattaforme ritenessero Wikileaks un modello fino a un certo punto, ovvero sì, chiaramente loro sono stati forse i primi a sviluppare la tecnologia che poi noi abbiamo in un qualche modo preso a modello, ma ci sono altri modelli di approccio alla materia che sono più interessanti. Alcuni hanno ricordato che il whistleblowing ovviamente esiste da molto prima di Wikileaks, altri hanno puntato a Publix, se vi ricordate la piattaforma multi-stakeholder più interessante, come un nuovo modello sul quale basarsi. E è stato però interessante vedere come quasi tutte le piattaforme riconoscessero un primato più tecnologico a Wikileaks, dicendo, come in questo caso di BalkanLeaks, hanno citato espressamente il modello basato sui Torrid and Service, che è poi tutta l'infrastruttura tecnologica delle piattaforme, dicendo Wikileaks è stata sicuramente la prima a sfruttare quella possibilità. La ultima domanda di ricerca riguardava invece più la cultura di queste piattaforme, ovvero siamo più nell'ambito puro del giornalismo, più nell'ambito dell'attivismo o in qualche settore più mischiato. E qui è stato interessante, e qui mi rifaccio alla teoria del boundary work, che è una teoria sociologica per spiegare quando due ambiti di conoscenza diverse si mischiano cosa succede. Qui è interessante vedere come alcune piattaforme si siano completamente messe dalla parte del giornalismo. No, noi siamo giornalisti, qualunque cosa facciamo, anche se utilizziamo dei software di hacking, in un certo senso rimaniamo giornalisti. Altri hanno detto: sì, siamo giornalisti, ma abbiamo un approccio, se volete, anche più attivista nel modo in cui utilizziamo la tecnologia, quindi un'espansione del giornalismo, come vedete qui. Altri si sono definiti esclusivamente attivisti, dicendo: noi forniamo questo servizio, siamo giornalisti e via dicendo, e altri invece che dicono: sì, noi siamo attivisti, ma collaboriamo anche volentieri con i giornalisti. Per darvi qualche esempio, nella parte più conservatrice dell'ambito del giornalismo, molte piattaforme, pensate ad esempio a Die Zeit, che è un grande quotidiano tedesco paragonabile al Corriere della Sera, non stupisce che loro dicano: noi siamo giornalisti, non possiamo essere definiti attivisti, nonostante le nostre collaborazioni con gli hacker che sviluppano le piattaforme.
Le piattaforme più interessanti sono quelle che invece partono dal giornalismo, dire cose come il giornalismo investigativo ha inevitabilmente una parte più attivista o parte di quello che facciamo, come mi hanno ricordato quelli di ProPublica, ha qualche sovrapposizione con l'attivismo. Quindi interessante vedere come non ci fosse una separazione netta e inviolabile. Una piattaforma sola, MafiaLeaks, che poi è stata chiusa dopo la mia ricerca dicendo noi siamo solo attivisti, noi forniamo un servizio e i giornalisti con cui collaboriamo completano il lavoro fornendo la parte più giornalistica. Altre invece, qui vi cito ancora WildLeaks, la piattaforma sui crimini ambientali, dice noi siamo persone che fanno advocacy per i crimini contro la natura, contro il bracconaggio e via dicendo, quindi noi siamo attivisti. Collaboriamo volentieri con i giornalisti qualora ci fossero delle storie interessanti che potrebbero uscire su un grande giornale. Quindi in questo caso è stato interessante vedere come qualcuno che si definisce totalmente dalla parte dell'attivismo possa comunque trovare dei punti di contatto con il giornalismo. Quello che emerge quindi è che questo scenario delle piattaforme è un po' più sfumato rispetto a giornalismo contro attivismo di per sé. Le piattaforme più interessanti sono quelle con una attitudine più espansiva, ovvero che accettano anche di ibridizzarsi con altri mondi, mentre le differenze più strette e normative sono piuttosto rare. Sarebbe interessante, ma questo richiederebbe una ricerca ulteriore, capire in che modo le componenti attiviste stanno cambiando la cultura del giornalismo, ma usciva un po' dall'ambito della mia ricerca. Giusto per arrivare a delle conclusioni sul mio lavoro. Si vede che questo delle piattaforme per il whistleblowing è un fenomeno in crescita che sta ottenendo sempre più peso nel mondo del giornalismo. Allo stesso tempo però bisogna anche un po' cercare di ridimensionarlo e non pensare che sia la soluzione a tutti i mali del giornalismo o una sorta di diciamo, soluzione per ogni tipo di inchiesta che si vuole fare. Però quello che è interessante vedere è che c'è un po' questa presa di distanza da WikiLeaks, che non è più vista esclusivamente come un unico modello, l'unica strada da seguire. E ci sono nuovi modelli, nuovi approcci, come abbiamo visto, il che però spiega ancora una volta che il mondo, questo mondo è un po' in fermento e si sta continuamente evolvendo. Diciamo che queste piattaforme stanno diventando uno degli standard per fare inchieste sulla base dei whistleblower, ma ricordatevi sempre che Snowden, ad esempio, non ha utilizzato una piattaforma, ma è andato direttamente dai giornalisti che gli interessavano utilizzando altri software. Quello che è interessante da un punto di vista più ampio è appunto il fatto che tutti questi elementi di cybersecurity stiano entrando progressivamente anche nella cassetta degli attrezzi dei giornalisti e tutto quello che leggiamo sulla sorveglianza, su quanto sia facile hackerare il computer o il telefono di un giornalista, testimonia che ci sia bisogno di questo tipo di intervento anche tecnologico per favorire il lavoro dei giornalisti e renderlo più sicuro. Chiaramente la tecnologia non è l'unico ingrediente che serve, ma è interessante notare come questa cosa stia anche diventando più mainstream. Di nuovo, non si può esagerare, questi sono risultati preliminari, peraltro basati su solamente 25 piattaforme, ce ne sono anche altre che sono nate dopo la mia ricerca, grandi testate come il New York Times, Vice, la Associated Press e altre hanno lanciato i loro servizi dopo che avevo fatto questa ricerca, quindi questi sono i risultati preliminari su un terreno che non era comunque ancora stato analizzato almeno dalla ricerca accademica. E di conseguenza bisogna anche tenere da conto che alcuni dei progetti che io ho intervistato sono stati chiusi poco dopo, quindi è anche un mondo abbastanza diciamo, elusivo dal punto di vista del budget, dal punto di vista della resistenza dei progetti nel lungo periodo. Quello che manca alla mia tesi, ma d'altronde bisogna anche limitare un po' lo spettro, è andare poi ad analizzare il successo di questi progetti, ovvero quanto hanno pubblicato, quante inchieste sono state realizzate grazie alle piattaforme. Questa è una critica che mi è stata fatta in sede di discussione del dottorato, è una critica che ha senso e richiederebbe sostanzialmente un altro progetto di PhD, però bisogna anche tenere da conto questo scenario. Qual è il futuro di
di questo mondo, incerto, come vi dicevo, per le, diciamo, le problematiche che ho un po' sottolineato. Quello che manca comunque è un framework forte per la protezione dei whistleblower e dei giornalisti che collaborano con loro. La tecnologia di sicuro aiuta, la tecnologia di sicuro fornisce delle soluzioni, ma non è l'unica cosa che serve in un contesto di questo tipo. La crittografia deve diventare uno standard per le redazioni, ovvero qualcosa di adottato come, diciamo, altre tecnologie più comuni e non più come qualcosa che le testate devono utilizzare perché si sentono sotto, sotto minaccia per un motivo o per l'altro. Chiaramente, vi dicevo, tutto quello che è protezione delle fonti dal punto di vista legale va difeso e va rafforzato in molte legislazioni, e c'è bisogno di più collaborazione, nel senso che più community, più persone, più organizzazioni devono entrare in contatto per favorire scambi come quello che ho evidenziato qui tra gruppi hacker, sviluppatori, testate giornalistiche. Chiaramente siamo in un contesto di militarizzazione di internet e anche qui c'è bisogno di una spinta da parte della società civile perché la situazione migliori. Qualsiasi tecnologia è affidabile finché non viene violata, nessuna di queste garantisce il 100% di sicurezza e lo sappiamo tutti, quindi anche il contesto generale deve, deve cambiare e soprattutto bisogna cercare di costruire, questi strumenti possono essere sicuramente d'aiuto, una internet che, per citare Stuart Allen, che è un grande sociologo, sia davvero la arena of consent and resistance. Grazie. Se avete domande, molto volentieri. Osservazioni, critiche soprattutto. Sì. Aspetta, aspetta, aspetta. Ciao Francesco. Ciao. Quali servizi offrono queste piattaforme in genere? Mi immagino una specie di Dropbox per sottomettere in formato anonimo il materiale, sì, esatto. Anche altro tipo, che so, chat anonime o... Allora, sì, i software di per sé forniscono la possibilità di avere questa Dropbox che anonimizza il passaggio delle comunicazioni tra whistleblower e la redazione. Dopodiché, entrambi i software consentono alle due parti coinvolte di chattare all'interno dell'ecosistema, quindi sotto il velo della crittografia, per diciamo, comunicare tra di loro e avere maggiori informazioni. Questo perché al momento dell'inoltro neanche il destinatario ha dettagli su chi sta mandando i materiali, ma può richiederli tramite un sistema di token all'interno del software. Quindi c'è la possibilità di comunicare là dentro, sì, affinché tutto il processo avvenga in un ecosistema sicuro e non che magari il whistleblower scrive al giornalista su Facebook dicendogli: "Ehi, ti ho appena mandato i documenti sulla piattaforma, vai a guardare", perché allora si vanifica tutto. Quindi sì, il sistema funziona in quel modo. Volevo chiederti se qualcuno dei tuoi intervistati ti ha parlato ha lavorato con persone dalla Cina o dall'Iran, quindi posti dove internet è molto controllato, e se hanno avuto dei tentativi di penetrazione, in particolare da questi paesi. Allora, io per mia policy iniziale non ho mai chiesto a nessuno di loro alcun dettaglio su nessuna delle fonti cui avevano collaborato, perché da un lato mi avrebbe esposto a loro come non affidabile, e alcuni progetti, ad esempio volevo intervistare il Washington Post, ma mi hanno risposto: "Noi non rispondiamo a nessuna domanda sul modo in cui trattiamo le nostre fonti", che in realtà per quello che chiedevo io era eccessivo, ma è un segnale interessante, nel senso che si tutelano da ogni punto di vista, da qualsiasi tipo di domanda. Io ho fatto domande su quando avete lanciato, cosa pensate di Wikileaks, vi sentite più giornalisti o attivisti? Quindi fare domande sulle fonti di per sé sapevo per certo che mi avrebbero dato risposte di silenzio o quant'altro, quindi non ho chiesto. Un problema della mia ricerca è anche che mappare queste piattaforme non è semplicissimo, perché il software è disponibile, quindi se qualcuno vuole lanciare senza interagire con chi ha sviluppato il software lo può fare, e quindi non è difficile delle volte
avere un contatto diretto, un aggiornamento su quali progetti vengono lanciati. Ad esempio io avevo intervistato NewsLeaks, che è una piattaforma gestita da una TV privata in Belgio, che ha utilizzato GlobalX senza neanche contattare il team di GlobalX, e ho comunicato io a loro che c'era questa piattaforma. Quindi probabilmente esiste magari una piattaforma in Russia o in Cina, e io non ne sono al corrente, magari anche utilizzando altri software. C'è un problema di rappresentatività della mia tesi, perché in virtù di questo ho potuto solamente interagire con le piattaforme di cui ero a conoscenza, quindi su quelle che sono registrate sui siti dei due progetti, che dicono questi sono i servizi che sono stati lanciati grazie a noi. Quindi non posso risponderti perché non lo so, quindi no, mi spiace. Non sono a conoscenza di progetti di quel tipo. Che io sappia, però, nessuna delle piattaforme, almeno quando le ho contattate io, mi ha invece segnalato problemi dovuti a tentativi di attacchi o contatto. Per quello, devo dire, non mi hanno fatto sapere nulla invece. Ok.